16.900 euro. Buon pomeriggio da Palermo, da Daniele Barone e Gigi Di Biagio. È il giorno di Palermo Lecce, una bella cornice di pubblico, una bella giornata di sole per un Palermo che ha strappato una standing ovation ai suoi tifosi, ma direi un po' a tutti gli spettatori neutrali per la grande partita mostrata a Torino contro la Juventus nel turno infrasettimanale. Mercoledì il Lecce invece 1-1 in casa al Via del Mare contro il Parma. Se ne va Pastore, palla in mezzo per Ilicic, arriva Pinia, porta vuota, Rosati recupera il pallone. Prima palla gol per il Palermo sull'incursione, non a caso, di Javier Pastore. Rispoli con il cross dentro Piatti di testa, attenzione Giacomazzi con il destro, il palo del gol, Giacomazzi! Inizia lui la giocata su una verticalizzazione di Oliveira, poi un buon cross, ma Piatti è molto bravo. Piatti è molto bravo, cerca l'inserimento di Giacomazzi che con un esterno collo destro, il tiro non è fortissimo ma molto angolato. Il cross di Mesba! Non aggancia Corvia, questione di centimetri, Lecce vicino al 2-0. Ancora Geda, palla dentro per Oliveira! Che occasione per il Lecce! Con il suo mancino, palla verso Pinia, è grande parata di Rosati, da fermo Pinia, che stacco. Mezzo Corvia, sta salendo anche Geda, sta salendo anche Grossmüller, Corvia, è il gol del 2-0, Daniele Corvia. Un cross alla perfetto, con la velocità giusta, con i giri giusti, e Corvia sì, è puntuale all'appuntamento del gol. Migliaccio ancora, si lotta al limite dell'area di rigore, Migliaccio palla dentro per Ilicic, arriva Pinia, Pinia 2-1, riapre tutto il cileno. Adesso vediamo la posizione proprio veramente al limite, che non riesce a fare gol. Arriva Piniglia e a botta sicuro calcia e riapre una partita che in questo momento era un po' addormentata. In area di rigore, velocissimo, Hernandez! E palla che finisce fuori di pochissimo, grande accelerazione di Abel Hernandez. Pastore ancora dentro per Maccarone, c'è Hernandez, il controllo dell'uruguaiano. Hernandez trova un muro dinanzi a sé, sta arrivando Balzaretti, ancora Balzaretti sul rimpallo, quasi fa gol. Palla che filtra per Pastore in area di rigore, Pastore, Rosati e poi Maccarone, 2-2, Maccarone all'ultimo assalto, il 2-2 di Massimo Maccarone dopo la prima respinta di Rosati. Maccarone segna il gol del 2-2, esplode il Barbera. È stato un finale